Il sole sorge e tramonta su tutte le parti del mondo a motivo di uno dei movimenti terrestri. Molte variazioni stagionali o di altro tipo hanno luogo sulla Terra e sono dovute ai suoi movimenti. Stiamo per conoscere quattro di questi. Se riuscissimo ad accelerarne uno di parecchie migliaia di volte, vedremmo il movimento di rotazione della Terra intorno al suo asse. Un punto di riferimento sulla Terra cambia posizione. Gira verso di noi e lontano da noi, e infine scomparirà dalla vista. Allo stesso modo, tutte le parti della Terra ruotano intorno al Sole. Eventualmente il nostro punto di riferimento potrà riapparire dalla parte opposta mentre gira grazie alla rotazione della Terra che compie un giro completo in circa 24 ore. Cosa succede quando il nostro segno viene portato lontano dal Sole? Guardando la rotazione della Terra dal polo nord, possiamo capirlo. Esso passa dalla luce del Sole all'oscurità, dal giorno alla notte. In tutti i luoghi del mondo si alternano periodi di luce e di buio a causa della rotazione. Naturalmente alla gente sulla Terra sembra che a muoversi sia il Sole. Esso sorge, raggiunge il suo punto più alto nel cielo, scende e poi sorge di nuovo. Così, nello stesso istante, per la gente che vive nei diversi paesi del mondo, è un'ora del giorno differente. Così, per esempio, al centro dell'emisfero illuminato il Sole appare all'altezza massima. Altrove, come qui, sta sorgendo. Da questa parte è più basso, mentre all'altro capo del mondo, qui, sta tramontando. Il giorno finisce. Così possiamo capire perché in punti differenti del mondo c'è una diversa ora del giorno. Siccome la Terra ruota, l'ora del giorno cambia continuamente per tutto il mondo. Queste differenze d'orario non erano importanti in passato, quando i trasporti e le comunicazioni non erano sviluppati. Allora la gente poteva compiere solo un breve tragitto in un giorno. Oggi i mezzi di trasporto rapidissimi e i sistemi di comunicazione quasi istantanea ci hanno reso più consapevoli delle differenze di orario nel mondo. E ora possiamo dire con precisione che ora è in ogni angolo della Terra, perché hanno adottato un sistema comune di fusi orari. Questi sono calcolati in base al fatto che ogni punto della Terra ruota per 360 gradi ogni 24 ore. Ciò significa che in un'ora il nostro pianeta ruota per un 1/24 di un angolo giro e quindi per 15 gradi. Basandosi su questo, la Terra è stata divisa in 24 fusi orari, ognuno dell'ampiezza di 15 gradi. Ciascuna di queste strisce chiare e scure rappresenta uno di essi. In genere si può dire che l'ora in un fuso è esattamente una in più rispetto al fuso contiguo verso occidente ed è esattamente una in meno che nel fuso adiacente verso oriente. Gli Stati Uniti comprendono 7 fusi orari, dallo stato orientale del Maine alle Hawaii e alla punta occidentale dell'Alaska. Ricordate che per immaginare la rotazione della Terra abbiamo aumentato la sua velocità di parecchie migliaia di volte. Per scorgere un secondo movimento dobbiamo renderlo con l'immaginazione più veloce rispetto alla realtà, accelerandolo molto, ma molto di più. Ora, con il Sole a distanza, vediamo il movimento di rivoluzione. La Terra si muove intorno al Sole, compiendo nello spazio un'orbita quasi circolare. Adesso, 6 mesi dopo, guardiamo al di là del Sole e scorgiamo la Terra a distanza mentre continua il suo giro di rivoluzione intorno a questo. In 12 mesi, o più esattamente in 365 giorni e un quarto, da quando cominciamo la nostra osservazione, la Terra avrà compiuto esattamente una rivoluzione completa. Il periodo di tempo impiegato è proprio quello che noi indichiamo come anno. La Terra compie una rivoluzione ogni anno ed è per questo che si succedono le stagioni. Per capire perché, pensiamo alla linea immaginaria intorno alla quale essa si muove, l'asse terrestre. Non è diritta da un capo all'altro, perpendicolare al piano dell'orbita. È inclinata.
Se proiettassimo la sua immagine nello spazio, essa indicherebbe la stella polare, formando un angolo di 23 gradi e mezzo con la perpendicolare. È quest'angolo che fa arrivare i raggi solari sulla superficie terrestre in maniera diversa nel periodo di un anno. Dal 21 giugno l'emisfero nord ha un clima più caldo e giornate più lunghe, perché è rivolto verso il sole. A causa della rotazione, esso è esposto alla luce solare per una gran parte delle 24 ore. Al nord è estate. Ora, mentre la Terra gira intorno al Sole, l'inclinazione dell'asse rimane la stessa. Così, quando è arrivata al punto opposto dell'orbita, le condizioni sono rovesciate. Adesso, circa al 21 dicembre, l'emisfero nord non è rivolto al Sole ed è inverno. Ma l'emisfero sud può godere della luce solare, che illumina buona parte delle 24 ore di un giorno. È estate all'emisfero sud e inverno in quello nord. E così due movimenti della Terra, di rivoluzione e di rotazione, insieme all'inclinazione del suo asse, sono la causa dell'avvicendarsi delle stagioni. Per capire il terzo movimento, pensiamo a un giroscopio ruotante. Notiamo l'ondeggiare del suo asse. Anche l'asse terrestre vacilla a causa della forza di gravità del Sole. Per completare questo percorso conico dell'asse occorrono 26.000 anni. Un effetto di questo è che fra circa 12.000 anni l'asse punterà verso la stella Vega e i nostri discendenti considereranno tale astro come stella polare. Questo terzo movimento è la precessione degli equinozi, che è la variazione nella direzione dell'asse terrestre. I tre movimenti che abbiamo conosciuto coinvolgono la Terra nel suo movimento orbitale intorno al Sole. Un quarto movimento ha luogo in una dimensione più ampia. Per capirlo, dobbiamo ricordare che il nostro Sole è solo una dei miliardi di stelle che formano un grande sistema a spirale, una galassia. La nostra, la Via Lattea, sembra qualcosa del genere. La posizione del Sole è grosso modo questa. La galassia gira come un'enorme ruota e il nostro sistema solare si muove con essa, compiendo una rivoluzione ogni 200 milioni di anni. Questo è il quarto movimento della Terra. Rotazione, rivoluzione, precessione degli equinozi e movimento galattico. Così, in quattro modi, la Terra si muove. Oggi, uno degli scopi dell'esplorazione dello spazio è capire più profondamente e dettagliatamente tutti i movimenti della Terra.